O Quizzagir Cattaneo contro Trevisani. Oh. Gira la ruota. Trevi, Madonna, mondiale no, per club. Non so niente. Non so niente. La squadra che ha vinto più volte il mondiale per club. Il Real Madrid. Con 5 edizioni vinte. Quindi un punto. Questa non è facile, è facilissimo. È facilissimo, ma vedrai che però saranno così tutte. La nazione che vanta più finali. La Spagna. No. Il Brasile. Ah, certo. Le tre città che l'hanno vinta con due squadre diverse. Ma non ci credo. Vabbè, stai zitto questo qua. Manchester? Sì. Milano? Sì. Buenos Aires? No. San Paolo. Pensavo di San Paolo. San Paolo e Corinthians. Ma perché? Vai Marco, tocca a te. Gira pure. Ammazza, chi sei? La signora Longari. Bundesliga. Allora, il giocatore che ha vinto il maggior numero di titoli di Bundesliga. Beh, saranno gli 11 che ha vinto con il Bayern Monaco. Thomas Müller! Proprio lui! Ja, genau! Sehr, sehr gut. Thomas Müller con 12. Good. Quale squadra detiene il record di titoli vinti di fila e quanti sono? Bayern Monaco 11. Perfetto, 3-1. Dopo il Bayern, qual è la squadra con più titoli in Bundesliga? Kaiserslautern. No, si tratta del Norimberga. Sì, volevo dire che è stato la Norimberga, uno dei due. No, giuro, quindi giuro. Werder Bremen. 3-1. Mannaggia. Le regole del calcio. Cosa succede se si fa autogol da fallo laterale? Si batte calcio d'angolo. Per gli avversari. Giusto, giusto. 3-2. Ha fatto l'arbitro, zio. Un calciatore si aggrappa alla propria traversa per impedire il gol. Sì. Che cosa accade? Comportamento non regolamentare. Secondo me c'è cartellino giallo e punizione a due dal limite dell'area di porta per la squadra che attacca. Non te la posso dare buona. Te pareva. Perché è punizione indiretta dal limite, giusto, sì. Ma è espulsione, non cartellino giallo. Ultima da 3 punti. Solo truffa, Sempre 3-2. Cosa succede se il portiere fa gol con le mani con un rilancio dalla propria area? È gol. È gol! C'è il gran gol! C'è il gran gol! 5-3. Gira la ruota. Sì! Bomba! Pastore! Riguarda la Serie A. Quale squadra ha la striscia di imbattibilità più lunga in Serie A? AC Milan 58 partite. Giusto. 5-4. 5-4. Qual è la squadra con più retrocessioni? Empoli, ma non è... No, si tratta del Brescia con 12 retrocessioni. Qua passone, c'è un minimo aiuto perché sono due nomi, basta che me ne dici uno dei due. Chi è il giocatore che ha realizzato più autogol nella storia della Serie A? Adesso io ti dico Riccardo Ferri, l'altro nome clamoroso che potrebbe essere anche un Franco Baresi. Tipo, comunque vabbè, Riccardo Ferri. Riccardo Ferri e Franco potessi Baresi. Potessi gliene darai 6 di punti perché li ha presi tutti e due. Quindi 7-5. 7-5, ultimo giro. L'avrei doppiato. Champions League. Clamoroso, ce l'abbiamo fatta in extremis. Allora, occhio che si parla solo della nuova Champions League. Quante squadre parteciperanno l'anno prossimo? 36. Giusto, 7-6. Quale sarà lo stadio ospitante della prossima edizione? Monaco di Baviera. Giusto! L'anno prossimo non ci saranno più i gironi. Ma ti ricordi in quale anno furono istituiti? 91-92. Sì. Mamma mia! Torino. Chi è il recordman di gol ancora in attività? Il Gallo Belotti. Il Gallo Belotti con 113 18, che grande rimonta. 118. Ho subito una bella rimonta, bravo Cheddo. Quanti campionati italiani ha vinto? 8? No, ne ha 27. Per il pareggio, Marco. Per il pareggio, per l'11 pari, come a calcio? Per l'11 contro 11. Chi è l'unico giocatore del Toro campione del mondo con l'Italia? Siamo giunti a questo punto del gioco qui. Ah, dico una scemenza, Valentino Mazzola. No, non lo so. Si tratta di Giuseppe Dossena, 1982. E c'è il gran gol! Ho guardato con sdegno la ruota della fortuna. Ha fatto una brutta figura sul Torino.